E qui abbiamo una bella paletta, 14. Ma scusa, Marisa Laurito ha fatto Ballando con le Stelle. Marisa, ma non sono, se le dovessi, ma se le dovessi chiedere che non sono certo come è stata come Milena Vukotic. Però sei stata piena di allegria, di simpatia, hai coinvolto il pubblico. No, ma poi mi sono divertita nonostante tutto e sono anche dimagrita. Peccato aver smesso. Quanto sei dimagrita? Parecchio, perché sai, i ballerini di Ballando sono diavoli scatenati, non ti mollano neanche poco. Ti ho detto, devi andare a guardare. Pensa che io non faccio neanche una passeggiata e facevo 7 ore di allenamento al giorno, certo, morta. E con grandi miglioramenti anche, veramente. Sì. Con una ballerina mancata, Marisa. Sì, la prossima vita. Guarda Marisa. Siamo partiti dalla tua primissima puntata, Milly. E abbiamo messo insieme alcuni momenti in cui non sei stata solo un'ottima padrona di casa, ma ti sei buttata in prima persona. E dopo che l'ha fatto, sentite cosa dice al marito. Guardate. Per me essere qua, buonasera, la regina stupenda che sei veramente, ecco, per me, ecco, vi dico subito e stop al televoto, perché questa sera veramente è una serata particolare, perché vedremo veramente chi scenderà in pista e chi invece dovrà lasciare il turno, dovrà veramente sì. Non ho capito. I russi gli americani, che sta lì mio marito, ti sei vergognato? Non ti sei vergognato? meno male dai. No, ma cioè, scusa Milly, ma perché gli hai chiesto ti sei vergognato? Ma no, ma c'era tutta una storia lì dietro, quello è un pezzo non provato in realtà, perché all'ultimo momento abbiamo avuto, come si suol dire, c'è cascato il ballerino per una notte, no? Possiamo sapere cascato chi era, no? Fisicamente. Non ce lo vuoi dire. Lasciamo un riservo, insomma, su queste cose. Però ci siamo trovati venerdì sera a non avere il ballerino, e venerdì sera è veramente un guaio, perché come fai andando in onda il giorno dopo? Allora a quel punto, dopo la fine di tutte le prove, verso mezzanotte e mezza, Pablo Mogliano mi monta in 20 minuti una cosa, ma io ero distrutta, sai? E infatti, se tu osservi, io ho degli scarponcini addosso, perché quando abbiamo cominciato a provare io stavo per le prove con quegli scarponcini che sei sono rimasta da con vita quelli? Il giorno dopo lui mi dice, ecco la scarpa da tango. Io ho detto, Pablo, noi abbiamo provato 20 minuti nella mia vita con quelle scarpe, adesso mi vuoi mettere su un tacco diverso? Ho detto, sono bruttissimi, ce ne faremo tutti una ragione, ballerò con gli scarponi. Perché? E no, perché cambiare la scarpa quando non sei preparata, no, non hai provato, non hai fatto niente, e quindi ho degli scarponi ignobili, ma va bene lo stesso. Ti dico la verità, io non ci ho fatto caso, ho fatto caso invece alla tua frase a tuo marito. Sì, allora siccome sono andata a casa e ho detto, Angelo, guarda, domani faccio una figura di quelle proprio barbine, e lui infatti poi gli ho detto, vabbè, dice, non mi fare vergognare. Ah, hai capito? Allora ecco, ho detto, ti sei vergognato? Tanto non avrebbe mai detto che mi sono vergognato, no? Ovviamente. No, però mi sembrava anche sincero. No, era sincero. La cosa bella di Ballando è che può succedere davvero di tutto. Quest'anno Lasse e Sara Di Vaira, detto tra me e te e noi tutti, è stato incredibile, incredibile. Sì, un bel ragazzo, un influencer norvegese, non parla neanche italiano, durerà come un gatto in tangenziale. E invece ha vinto, Ma e poi in che circostanze? È stato, non lo so, di tutti i romanzi che si potevano scrivere su una puntata, no? Dicendo una storia arzigogolata e strana, la sua è stata la storia più incredibile. Ha vinto superando, e non so come abbia fatto. Ieri sono andata a trovarlo, ovviamente, no? in ospedale, e gli ho detto, ma tu mi devi dire come hai fatto, perché il dolore che lui doveva avere era mostruoso. Tant'è vero che quando io sono andata dietro,
e c'erano lì i terapisti, eccetera, il dottore. Il dottore ha detto dobbiamo immobilizzare il braccio. E io volevo a tutti i costi interrompere per 5 minuti intanto che lui si legasse il braccio. Ho detto no, 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 devo andare a ballare. Poi il giorno dopo io gli ho detto, dico scusa, ma perché non ti sei fatto legare? Lui ha detto perché io non potevo deludere te, non potevo deludere Sara, non potevo deludere il pubblico che mi aveva votato e portato lì, perché lui non pensava mai di arrivare neanche allo scontro finale, no? L'ufficiale, eccolo qui, l'asse. Che bello, che è bellissimo, l'ufficiale della Marina, sei meraviglioso. Norvegese. E l'asse sapeva che saresti venuta a Vieni da me. Ciao Caterina. Ciao Caterina. Sono davvero dispiaciuto di non poter esserci oggi, perché sono in ospedale e ho avuto da poco l'operazione. Voglio dire che va tutto bene. Il dottore dice che starò meglio, anche meglio di prima. Mi hanno detto che forse Millie sarà con te oggi. Voglio ringraziare Millie, perché quando mi sono svegliato dall'operazione, indovina chi c'era in piedi vicino al mio letto, prendendosi cura di me. Millie era qui a svegliarmi, abbiamo guardato il tuo programma e abbiamo fatto una bellissima chiacchierata. Tutti i miei complimenti a Millie, perché anche se è molto professionale e può essere dura in alcuni momenti, ha anche il cuore più gentile che si possa immaginare. Grazie Millie e anche grazie Caterina per essere una bravissima padrona di casa. Spero di poterti venire a trovare presto. Ciao ciao. Ciao, mano malata. Un matto scatenato. No, ma poi vedi la faccetta sofferente, perché lui ha avuto proprio la rottura del tendine del bicipite, quindi gliel'hanno dovuto riattaccare all'osso e sarà un recupero. Quando si rompono i tendini è una cosa che si sistema perfettamente. Anche tu l'hai fatto. Sì, ma si sistema tutto, solo che la strada del recupero è lunga, è dura. Gli hanno detto che tra un mese dovrà tornare in Italia a fare il controllo e comincerà la fisioterapia, perché gli tolgono tutte le imbragature. Ma la fisioterapia durerà almeno 5 mesi prima che lui possa riprendere a fare i pesi, no? Per certo, fare l'allenamento normale, eccetera. Quindi tantissimo. È stato, e tra l'altro, lui cosa, è stato forse l'unico amato da subito dalla giuria, perché la giuria di Ballando con le Stelle, Milly, diciamola. Cioè, non mi toccare la giuria, no, ma sono riconfermati per l'anno prossimo. Infatti, quando tu li hai riconfermati, io ero con mio figlio, ho detto no, li ha riconfermati, ma sono cattivi, mamma. E mio figlio addirittura fa proprio una classifica da più cattivo al più buono. Chi è il più cattivo? No, ti dico che è più buono, Canino. Va bene, ti dico il più buono. Vediamo i momenti salienti di questa giuria. Cattiva stasera. Zero! Non è che per una volta che dico che non mi è piaciuto, ho visto poco, devi fare queste cose. Ecco. Ma no, no, ringraziamo, non ho detto niente adesso, poveraccia. Su, Zazzaro, sono urticante. Che noia, che barba, che noia, che barba. E Lasse, tu dai un vero senso alla parola cucciolone. Ah, beh, questa è una risata da buona o una cattiva, quella buona che non hai margini di peggioramento. Non c'è niente al di sotto dello zero che ti possa dare. Meno male. Zero! Comunque non è che ti vogliamo distruggere. No! Dove volete andare? Al cielo o all'inferno? No, allora vi vorrei far notare una cosa, ascoltatevi le registrazioni di quello che loro dicono. Non è tanto quello che dicono, ma il modo. Perché quando Mariotto, per esempio, ti dice tu dai un senso alla parola, pausa, cucciolone, detto così. Io non ho capito se era un complimento o un insulto feroce. Non tu lo sai mai. Tu pensa quel poveretto, poveretta che ha ballato certo, dopo ore di prove, certo, capito? No. Vabbè, loro il libro l'hanno acquistato oppure gliel'hai regalato? No, dimmi, sono così cattivi che... Cioè, almeno regalato, 20 copie regalato, a testa dovevano comprare. Sì. Perché comunque tu li hai lanciati. Beh, loro allora, sono tutti personaggi di grande importanza nei loro ambiti però... e nel loro lavoro. Televisivamente, però, ballando, dai, Millie, ha dato dai, loro Millie, qualcosa, dai, Millie, insomma, dai, Millie, però... Dai! Allora, perché Zazzarone è un bravissimo direttore sportivo, però televisivamente
parlava di calcio, parlava di calcio. Adesso parla anche di ballo, parla Mariotto, di alto. Mariotto stilista, faceva, come stilista, no, stilista, quindi, certo. Quindi ognuno nel suo mestiere. Ognuno bravo, numero nel suo uno mestiere. Nel suo mestiere, cioè, chiaramente non erano personaggi. Non parlo di Caroline, di Caroline non fa parte della giuria, un'entità a parte, Caroline. un'entità anche perché parte. Un giorno potrebbe essere la tua presidente di giuria. Milly, io, tesoro mio, Milly, ma dai, perché no? Io amo ballare. Perché no? Ma perché io penso che la parte più difficile di Ballando con le Stelle non sia la sala prove, non sia la fatica, le ore e ore, ma è proprio lo scendere in campo davanti a tutti che ti guardano. Io però devo dire una cosa. È una cosa che mi terrorizza. Posso rivelare un segreto oscuro nascosto in un cassetto che tu non hai mai rivelato? Allora, c'è un nostro maestro, di cui posso fare il nome e cognome, che si chiama Samuel Peron, che un giorno della sua vita ha avuto l'onore di poter ballare con Caterina. Te la sei cantata? E Samuel Peron mi ha detto, guarda che lei è molto dotata, guarda che lei è capace, guarda che lei è bravissima. È una... Questo è un invito ufficiale, Milly? È un invito ufficiale. No, noi vogliamo saperlo. Io sono disponibile a mandare l'anno prossimo un nostro maestro qui per cominciare a fare dei tutorial e costruiamo attraverso una serie di tutorial e di prove la tua partecipazione. Grazie, perché Caterina! No? Perché no? Già sudo! Samuel! Però non Samuel... sei stato professionale, allora... Samuel! Samuel non è un qua per qua. E a proposito Samuel di maestri, una persona seria. Ci vediamo, sei vero. Tu dove? E a proposito di maestri, qualcuno, non tutti, Milly, perché sono troppi, ti ha invitato dei saluti, dei messaggi. Va bene. Ciao Milly, lavorare con te e con la tua squadra è un'importantissima esperienza professionale nonché di vita. Un bacio e un abbraccio dal tuo unico e solo, per fortuna per te, classico. Milly, una cosa che non ti ho mai detto è che il mio primo anno Ballando con le Stelle, quando ti ho vista, ero terrorizzata. Eppure tu hai saputo immediatamente farmi sentire a casa. Ecco, la sensazione di protezione e di famiglia non è mai cambiata, anzi, sei e rimarrai sempre un grandissimo punto di riferimento. Ti voglio veramente bene e grazie per tutto quello che hai fatto per me. Che dire, Milly, stagione meravigliosa Ballando con le Stelle, un successo grandioso, grazie a te, grazie alla tua professionalità e soprattutto grazie per essere sempre fonte di grande ispirazione per noi maestri, per me personalmente, mi stimoli sempre a dare di più e ti voglio un bene dell'anima. Ciao Milly, da te ho imparato tre cose fondamentali. La prima è di accavallare sempre le gambe quando sono seduta. La seconda è di mantenere sempre una calma professionale. E la terza, e la più importante, è di uscire dal palco come una ballerina. Ti voglio bene. Milly, io ti mando un bacio grandissimo, veramente pieno d'affetto. Grazie per l'esempio che sei per tutti noi e sono veramente contenta, felice di far parte di questo gruppo di lavoro che ormai è diventata una famiglia. Però adesso, cortesemente, Milly, rilassati un po', prenditi una vacanza perché è stata un'edizione strepitosa, è volata, però so già che a te frullano tante cose per la testa, quindi prenditi una pausa, vatti a fare una vacanza. Un bacione, ciao! Ma che ne sai, Samuel? Infatti, c'è un nuovo programma stasera. Stasera debutto su Rai 5 e per 4 giovedì di seguito, tutto giugno praticamente, su Rai 5 alle 21.15 con un talent show. Perché... Ma me lo racconti? Allora, guarda, è una cosa veramente curiosa. Un talent show della musica classica. Tu immagina 20 ragazzi belli, fighissimi, tu potresti dire che uno fa il modello, l'altro fa l'influencer. No, sono ragazzi che fanno i direttori d'orchestra, hanno tra i 18 e i 30 anni e vogliono diventare direttori d'orchestra. Come si fa a diventare direttore d'orchestra? Perché se tu dici voglio fare il violinista, io mi compro un violino e hai bisogno di un'orchestra. Allora loro che fanno? Si arrabattano in mille modi, perché alcuni vengono da famiglie umili, hanno bisogno di avere borse di studio per poter studiare, vanno al conservatorio, poi cominciano a fare dei piccoli gruppi amatoriali e poi partecipano a delle competizioni per direttori d'orchestra. La più grande al mondo si svolge a Londra e si chiama la Donatella Flick Conducting Competition con questa grande orchestra che è la London Symphony. Loro lì, in vari giorni, questi 20 ragazzi vengono
buttati sul palco a fare con l'orchestra più grande del mondo. Cioè, praticamente tu metti un ragazzino di fronte ad un gruppo di professionisti da paura e gli fanno le prove a sorpresa, come facciamo noi a Ballando. Cioè, gli dicono: durante l'estate tu hai studiato questo tuo repertorio, adesso vieni e mi suoni da qui a qui con tutta l'orchestra. E loro dovrebbero essere in grado di prendere in mano questi professionisti e suonare. Si arriva alla fine, l'ultima serata, una grande serata di gala, dove ne rimangono tre soli, un po' come succede a Ballando, uguale, sì, come a Ballando. Però per diventare direttore di orchestra. Aspetta, il premio sai qual è? E questa è la cosa importante, il più, quello il più votato, che verrà votato in quella serata, diventa per un anno assistente del direttore d'orchestra della London Symphony Orchestra. Cioè tu entri dal portone principale nel mondo del lavoro, ti vedono tutti gli agenti più importanti, e la tua vita è fatta, hai svoltato la tua carriera. Ma come ti è venuto in mente, Milly? Tu sei la conduttrice di questo programma, l'ideatrice. Io conduco questo programma, l'abbiamo messo insieme con Anna, mia sorella, ancora una volta, con Maddalena De Panfilis e con Andrea Quartarone, e abbiamo messo insieme questo programma in quattro puntate, raccontando, è un film meraviglioso, è la storia di un gruppo di ragazzi. Povero Angelo. Povero Angelo, vabbè, però si è divertito come un pazzo, è venuto a Londra anche lui, si è divertito a vedere questa gara. Perché lui ti segue? Lui mi segue perché, lui ha un lavoro, si diverte, cioè, si diverte, lui lavora come un matto, poveraccio. Non è che proprio, però quando ci sono, cioè, non è che fa suo marito, ecco, no, questo no, volevamo no, dire. No, è un ingegnere, lavora, no, eccetera. Però sai che bello conoscere questi ragazzi, sono tutti di passaporto europeo, però chi è russo... C'è qualche italiano? Quest'anno gli italiani non hanno superato la prima selezione, purtroppo no, perché prima di arrivare nel gruppo dei 20 le centinaia di iscritti vengono selezionati non da un'altra giuria. Peccato. C'erano quattro italiani ma non ce l'hanno fatto, anzi io invito gli italiani, i giovani direttori d'orchestra italiani a provarci, a buttarsi. Beh, peccato. E a tentare di partecipare anche alla prossima edizione che sarà nel 2020, l'anno prossimo. Bellissima questa cosa, Milly. Cioè, vedrete dei ragazzi strepitosi e ci sono delle donne, ce ne sono quattro donne che hanno passato la selezione. Ma neanche poche. Non, insomma, abbastanza, beh, su 20, 20, no? Esatto. Non è poche. Bravissime, bellissime. E devo dire che vedi quanto ci vuole, tu capisci cos'è la passione. Non abbiamo detto come si chiama il Si chiama il sogno del podio. Non l'abbiamo perché detto. È il sogno di questi ragazzi, il sogno del podio. Questa sera alle 21.15 su Rai 5. Stupenda la Carluccia. Ma non pensate che la musica classica sia un mondo ammuffito, non lo è assolutamente. E questa è un sera mondo non so vitale. Se... lo guarderai o no con tuo marito, ma noi abbiamo una chicca. E per poterla mandare in onda, sì, abbiamo dovuto coprire tutte le persone intorno. Oddio, questa cosa adesso mi mette un po' di ansia. Che perché è successo? La protagonista è Milly con suo marito. E volevamo chiudere con questo ballo, non romantico ma vero, di te e tuo marito alla festa di Ballando con le Stelle. Vi siete infiltrati, non lo sapevo. vedere il meme di tuo, sì, piedone, il vero robot di Ballando non è Robozao ma è Milly, che eccola, una donna bionica, quando si dice metterci anima e corpo davvero. Milly Carlucci questa sera, grazie, su Rai 5. Grazie. Io il libro lo compro a differenza tesoro dei tuoi giurati, capito? Questo è di Rossella. Grazie Milly, il libro te lo mando, te lo regalo. No, no, i libri si comprano, va bene, si comprano. Grazie, okay, Milly, davvero grazie. Grande. Grazie, ci vediamo questa sera alle 5, grazie di tutto, davvero.